Eh sì che sei carino, ciao! Levati bambino, levati! Bambino, levati! Sei pronta a farti questa attrazione? E per farti questa attrazione intendo lui. State guardando il mio conto in banca in questo momento, ecco, è tutto qui. Penetrare. Konnichiwa minasan! Konnichiwa! Uccidetemi! Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi è il video che segnerà la mia esistenza, il sogno fin da quando ero bambino. Non so se lo sapete, è una cosa che tengo nascosta molto bene, vi potrà scioccare, ma mi piace Sailor Moon. Lo so. Non lo sapeva nessuno. Manco lo so. Davvero, anche a me. Oggi diventerò una guerriera Sailor perché siamo alle Universal Studios Japan e c'è questa nuova attrazione di Sailor Moon che hanno fatto e raga, io che sono... C'è anche quello dell'attacco dei titani. Non siamo drogati, siamo solo eccitati. Vabbè, comunque, oggi... Proviamo... È pazza, raga, l'accompagni a casa, raga, scusate. Oltre a Sailor Moon c'è anche il mondo di Harry Potter e un sacco di altre cose bellezzosissime. Vedrete che sarà una giornata indimenticabile. Ci vediamo dopo. Sì. Dio, che bellezzitudine! E c'è anche Picchiarella! Picchiarella è una femmina, ma Picchiarella era un maschio? Sì. Ok. La prima cosa che facciamo non poteva che non essere... Guardate! Levati bambino, levati! Bambino, levati! Questa. Sailor Moon. Non c'è neanche troppa fila in realtà, mi sembra che non ci sia fila, cosa sta succedendo? Abbiamo forse fortuna oggi, Rossella? Questo è un film in 4D, che belli che siete. Vi danno gli occhialetti e stiamo entrando nella sala. Oddio, guardate che bello. Guardate, ci sono tutte le guerriere Sailor alle pareti. Oddio, ragazzi, sono emozionatissimo, chissà cosa accadrà mai. Oddio. No vabbè, Federica com'è stato? Ma no, bellissimo. Io c'è stato un momento che mi sto mettendo a piangere, ve lo dico. Super sci. Esatto, se vi piace Sailor Moon. Se vi piace Sailor Moon è molto carino. Ora andiamo a fare l'attrazione di Attack on Titan. Raga, ma ci stiamo capendo, il figacciume di questo posto è stupendo. Comunque qua dietro di me c'è l'attrazione di Attack on Titan e ora ci stiamo per penetrare. Beh, direi che qua c'è un po' più di fila, però sembra una ficata. C'è la gente che urla. No raga, io volevo le spade per ammazzare i giganti e invece anche questo è un film in 4D. Ci stanno dicendo che non possiamo riprendere. Cioè io sto riprendendo il fatto che ci dicono che non possiamo riprendere. Tutto molto coerente. Io non ci voglio credere. Non so se rende in telecamera, ma qui sta scendendo veramente de tutto. De tutto, questa è la fine del mondo. Ma perché proprio oggi? A few moments later. La situazione sembrerebbe migliorata, però guardate, il nostro fashion è impeccabile in questo momento. Questo è un... come si chiama? Kiwi. Un kiwi. Non so se notate, ma il mio kiwi ha anche le orecchie, per dire bellissimo, siamo in tema. Adesso stiamo andando al mondo di Harry Potter. Se devo essere sincero, cioè Sailor Moon bella, carina, però il mondo di Harry Potter è immenso ed è la cosa che... insomma sprependavo di più e non so, sono molto svalato in questo momento. Comunque grazie Sailor Moon, Santa Sailor Moon, per aver fatto smesso di piovere. Niente raga, ciao, ci vediamo dopo. Questo è il vialetto che ti porta verso il castello di Harry Potter. È molto tipico perché, come potete vedere, questo qui è proprio, sono le... E questo è l'albero in cui Harry piscia in piedi nel primo film.
Non so se questa bellezzitudine rende in camera, ma dal vivo è meraviglioso. Tutto ciò è meraviglioso. Sugoe! Oddio, guardate, siamo dentro il castello! Che meraviglia! Se sono ubriacate del burro birra queste. Ci hanno detto che dobbiamo mettere tutto in questi cassettini, cassettelli. Come si chiamano in italiano? Locchetti. Vabbè, raga, nessuno sa parlare italiano. Comunque devo mettere la fotocamera qua, quindi mi spiace, ma mi sa che non riesco a riprendere dentro. Scusate. Allora, l'attrazione di Harry Potter dei Dissennatori è stata la cosa più bella della mia... Vi giuro, cioè non sto esagerando, bellissima, assolutamente andate a farle, proprio immergente, vi immergete proprio nel mondo di Harry Potter. Mi spiace che non ho potuto riprendere, comunque fatela assolutamente. E... Marco aveva paura dei Dissennatori. Ammetto che quando sono usciti i Dissennatori ho fatto così con gli occhi, ma fanno paura, i Dissennatori fanno paura, sono pelati. Federica sta per prendere la burro birra che ci darà lui, guardate che carino. Ciao carino, ciao, sì che sei carino, ciao. Ma sei eccitata per la burro birra o perché te la sta dando lui? Entrambe. Guarda come ci provi, guarda come ci hai provato, ma dai. Oh. Un sommelier di burro birra questa faccia. Te l'ho detto, io sa... di caramello sciolto frizzante. Terribile. No, niente, qui c'è il negozio di Harry Potter. E come si fa? Come si fa a non comprare qua? Cioè, c'è una regola. Come si fa? Qui abbiamo tutte le tazze. Qui abbiamo un bambino. Qui abbiamo magliette. Appendini, no, non sono appendini, sono a portachiavi o oggi proprio niente. Le sciarpe, lì c'è la palla da Quidditch e qui ci sono i cuscini, sono bellissimi. Però io sono Grifondoro e non c'è Grifondoro, mi sa che è finito. C'è la mappa del malandrino, stai scherzando? Prometto di non avere buone intenzioni in giapponese. Sì, già. Noi stiamo per fare quella roba lì, raga. Ho il terrore. Ho capito che stanno per scendere, ho detto che ho paura. Questa attrazione è così pericolosa che ti danno anche un fogliettino che ti dice praticamente che se muori non si assumono nessuna responsabilità. Cosa ne pensi? Moriamo felici. Va bene. Sei pronta a farti questa attrazione? E per farti questa attrazione intendo lui, quello dietro di te. No. Sì, è carino, dai. Oddio, non ci credo, siamo i primi, siamo davanti a tutti. Oh, Rossella, sei davanti a tutti, Rossella. No. Allora, questa è in assoluto l'attrazione più veloce, più allucinante che abbia mai fatto in vita mia. E vi giuro che a un certo punto era così veloce che ho sentito il mio stomaco andare su e mi è venuto un urto di vomito che ho pregato di non sboccare, tipo la piccola peste in volo. Un'ansia, però bella. Un'ansia. E tu come l'hai vissuta, Rossella? Guardate i miei capelli, capito? Vabbè. È stato bellissimo, però mi sono spaventato parecchio. Ho gridato parecchio. Ho dato la mano a Marco. Sì. Però è stato super divertente. Dopo questo trauma avevo bisogno di calmarmi e mi hanno portato a rianimarmi nell'area di Sailor Moon, dove ci siamo presi dei dolcettini e abbiamo fatto shopping. I dolcettini però sono stato un vero fail. Secondo me sapevano di dentifricio Colgate, ma Rossella ha aggiunto: ma non è il Colgate buono di sapore. È l'acqua fresca. L'acqua fresca. Il negozio di gadget invece è stato una faigata assurda e devo assolutamente farvelo vedere. E questo è il negozio di Sailor Moon. Cioè, stiamo capendo l'epicità di questo posto. State guardando il mio conto in banca in questo momento. Ecco, è tutto qui. Tutto qui. Pochette. Qui ci sono delle spille bellissime a forma di fiocco. Le magliette delle guerriere sono stupende, adoro la follia. Questi sono dei cerchietti col fiocco sopra. I cuscini,
cuscini a forma di spilla, quella della terza stagione. No vabbè, no vabbè, il beauty case, stai scherzando? No, l'ho comprato. Questo è stupendo, raga. C'è anche l'orologio, vabbè, ci sentiamo dopo perché io compro tutto, ciao. Bene, mi è morta la batteria della fotocamera, sono appena tornato in hotel, guardate che bellicosità, è un letto con una valigia. Volevo farvi vedere, prima di chiudere questo bellissimo vlog, cosa ho comprato di Sailor Moon, perché veramente, ecco. Mi sono comprato questa penna, guardate che bella. Ho preso questi che sono, allora, fondamentalmente dei cioccolatini, dentro però questo involucro in metallo stupendosissimo che userò per mettere tipo i dischetti struccanti, ma soprattutto preparatevi al pezzo forte. Questo è il mio nuovo beauty case, l'ho preso davvero, è una trashata ma è stupendo, cioè veramente. Poi è gigante, ci metto tutto, cioè la mia vita sarà qui dentro da oggi in poi e questo è tutto. Cioè questo è tutto fino a un certo punto perché ho speso tipo 100 euro per sta roba. Però vabbè ragazzi, Sailor Moon sapete che è il mio punto debole. E finiamo questo vlog, sono distrutto, non sento più i piedi. Gli Universal Studios sono una ficata pazzesca, cioè ve li straconsiglio. Non si riesce a fare tutto in un giorno solo, però veramente, veramente bellissimi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao!